Benvenuto a tutti e benvenuti a un'altra lettura della Bibbia che faremo insieme. Quest'oggi leggeremo il versetto che si trova nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, il versetto 8. E dice così: Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Questo è forse il versetto della Bibbia che definisce Dio meglio di qualsiasi altro versetto, no? Perché sappiamo che Dio è Dio e noi siamo semplici creature, quindi per noi comprendere che cosa o chi è Dio è qualcosa che va al di là della nostra capacità. Però in questo versetto Dio si definisce e dice: Io sono amore. Quando penso all'amore di Dio, un amore che, diciamo, ci viene spiegato molto bene nella prima lettera di Corinzi al capitolo 13, è un amore che noi, in quanto sue creature, in quanto discepoli, siamo chiamati a imitare e a vivere nella nostra vita. Mi vengono in mente tre principali caratteristiche di questo amore che dovremmo cercare di implementare nella nostra vita. La prima è che l'amore di Dio, l'amore vero, è libertà, perché Dio, per quanto ci ami, ha deciso di crearci esseri liberi. E ha creato di darci il libero arbitrio, la capacità di poter scegliere per conto nostro. E tante volte il nostro amore rischia di soffocare perché manchiamo nel dare libertà alle persone che amiamo. Soprattutto per i genitori, magari può essere difficile trovare un giusto equilibrio in questo. La seconda caratteristica è che l'amore di Dio è un amore per tutti. Non è l'amore soltanto per i miei cari, no? Quando Gesù dice amate i propri nemici, insomma, lo intende veramente, no? L'amore è un qualcosa che già ci viene difficile magari farlo o esprimerlo verso la nostra famiglia, verso i nostri amici più stretti. Pensate a doverlo vivere verso tutti, però questo è un po' quello che siamo chiamati a fare in quanto discepoli, no? Amare tutti. E poi la terza, quella che è la mia caratteristica preferita, che finora ho imparato a cogliere dall'amore di Dio, ed è qualcosa che cerco di vivere anch'io nella mia vita, è che l'amore non è mai meritato. L'amore di Dio è l'amore vero che noi siamo chiamati a dare agli altri, non è mai meritato. Ogni volta che noi ci fermiamo a pensare se quella persona merita o no il nostro amore, in un certo senso abbiamo già smesso di amarlo, perché l'amore vero è incondizionato. Si dà senza condizioni e senza chiedersi se quell'amore è meritato o no, perché in realtà non lo è. Noi non meritiamo assolutamente nulla di quello che Dio ci dona. E quindi anche noi a nostra volta dobbiamo imparare ad amare gli altri, soprattutto quando loro non se lo meritano. E questa è un po' la sfida che io ho abbracciato da un po' di tempo a questa parte e che voglio condividere e invitare anche voi a fare. E quindi che l'amore di Dio, che Dio come amore possa essere nostro compagno di vita, perché anche noi possiamo imparare un po' alla volta a vivere e condividere questo amore con gli altri. Un saluto a tutti.